Ragazze, allora oggi video tag sui 5 prodotti che ci fanno sentire più gnocche. Me l'ha suggerito una ragazza che mi segue, Ceciola. Ti saluto e ti mando un bacio, carissima. E vi mostrerò insomma i quei prodotti che utilizzo perché mi fanno sentire più bella, mi piace insomma l'effetto. E niente, inizio subito, non mi voglio perdere in chiacchiere. Inizio con il mio prodotto preferito in assoluto e sono i blush, soprattutto nelle tonalità aranciate. Ve ne faccio vedere tre ed è questo qui della Beauty UK, il numero 4 Orange che ho utilizzato per questo trucco. Che vi ho fatto anche il tutorial ed è un bellissimo blush con tutte le tonalità pescate, aranciate, molto molto bello e super scrivente ed ha un finish perlato, quindi dà anche un bel effetto luminoso sul viso. Non lo consiglio per le ragazze che hanno la pelle grassa perché comunque per chi ha la pelle grassa che tende a lucidarsi non è un finish adeguato, però per le ragazze che hanno la pelle mista, secca mista, diciamo come la mia, va bene. E lo swatch è questo qui, questo arancio qui. Purtroppo non si nota molto bene dalla luce, però ha un finish satinato. Un altro blush molto bello, che è questo bellissimo arancione, è questo qui della Glossip ed è lo 06 Doll, che vi ho già mostrato, ma ha davvero un bellissimo colore, modulabile ovviamente, non è così scuro ed è questo qui. Assomiglia tanto a questo qui della Beauty UK, 3,2 comunque a livello di prezzo. Vi consiglio il Beauty UK perché, come sapete, il Beauty UK è un brand, la Beauty UK è un brand low cost e se non sbaglio questo blush qui l'avrò pagato tipo intorno alle 3 sterline e 50, mentre la Glossip comunque è un marchio un po' più non è high cost, è una fascia media tipo la Kiko o la Wycon. È altrettanto valido, però come durata, devo dire la verità, sono uguali. Quindi, se vi posso dare un consiglio e risparmiare qualche soldino, vi consiglio questo qui della Beauty UK. Tra l'altro, a livello di contenuto, allora, questo scade, ha una scadenza di 24 mesi, questa di 18, e i grammi non sono indicati in questo prodotto, quindi non vi so dire. Mentre questo della Beauty UK è di 9,99 grammi di prodotto. Comunque, tra i due, se guardate la cialda, c'è una certa differenza. Poi, come ultimo blush, vi voglio mostrare questo qui della Essence, il Blood. Mi sta piacendo tantissimo. È un blush modulabile. Lo swatch è questo qui. Come potete vedere, è un rosa pesca, non è proprio un aranciato. Però è molto molto bello perché, come vi dicevo, si può modulare. Rispetto all'altro blush, sempre della Blood, che ho, ed è il Pink Me, questo qui è lo 04 Apricot, questo qui è meno scrivente, però si può modulare tranquillamente con il pennello ed è un bellissimo rosa pesca. Questo è il prodotto. Poi, un altro prodotto che adoro per fare effetto tipo ciglia finte e occhioni da bambola è proprio questo qui, è proprio il mascara. In questo caso vi faccio vedere il Pupa Pump, ma mi ci sto trovando davvero bene anche con il Colossal di Maybelline e quello lì di Mara, il mascara che mi ha regalato Mara, quello vibrante, che è davvero molto molto buono. Lo proverò o meglio, ve ne parlerò sicuramente in uno dei miei prossimi video. Comunque, il Pupa Pump già l'ho provato ed è un altro prodotto che per la seconda volta ho ricomprato perché lo trovo davvero molto molto valido. Un consiglio, ho notato che comunque essendo un prodotto nuovo era un pochettino secco, ho inserito all'interno qualche goccia della soluzione per le lentine che utilizzo e si è ovviato insomma il problema, adesso è perfetto. Quindi se vi si sta seccando aggiungete una piccola soluzione delle lenti a contatto, potete anche comprare il travel set, la soluzione sempre delle lenti a contatto piccolina, così vi viene a costare di meno e lo potete utilizzare proprio per tutti i mascara.
Poi un altro prodotto che per me è indispensabile è un prodotto per sopracciglia. Allora, in questo caso vi faccio vedere il prodotto di Paola P perché so che non mi tradirà mai. L'ho utilizzato anche in estate proprio perché è un prodotto waterproof che non si scioglie e fa l'effetto tipo sopracciglia tatuate. Dura davvero tanto, anche quando vi struccate un po' di prodotto vi resta perché ha una durata pazzesca. E io ho la tonalità 03 che è la più scura ed è il Paola P. Brown Design Fix, questo è il prodotto che ha presentato in fiera quest'anno la Paola P. L'ho pagato tipo 10 euro se non sbaglio, ben spesi perché è davvero fantastico. Utilizzo anche per quando, insomma, quando è inverno la matita per sopracciglia della Makeup Forever, che è questa qui. Però in estate non ve la consiglio proprio perché si scioglie, e qualche prodotto in polvere se voglio un look alle sopracciglia un po' più naturali. Comunque io adoro i prodotti per sopracciglia, sono fissata, mi piace, mi sento più carina con le sopracciglia disegnate. Poi un altro prodotto che per me impreziosisce moltissimo il trucco e l'eyeliner, io ve ne mostro due. Questo qui è il gel eyeliner di Essence, che purtroppo la Essence non so per quale assurdo motivo ha tolto dalla produzione. Spero che lo riformulerà, farà qualcosa, ma lo deve rifare perché è davvero fantastico. Io ce l'ho da 2 anni, non mi si è seccato, lo continuo ad utilizzare, quando finirà non so come fare. E poi sto utilizzando tantissimo questo eyeliner liquido della Splash Cosmetics. Lo swatch è questo qui, come potete vedere il pennellino, che è il classico pennino morbido da eyeliner, permette di fare delle linee molto fini, ha un bellissimo nero ed è un prodotto che dura tantissimo e ve lo straconsiglio. La Splash Cosmetics, come per quanto riguarda dove potete trovare i prodotti della Splash Cosmetics, io vi lascio giù nell'info box il video review di tutti i prodotti che ho della Splash Cosmetics. Poi, come ultimo prodotto, vi voglio mostrare tre tinte labbra, e sono queste qui di Makeup Forever, le Acqua Rouge della Makeup Forever. Queste due me le ha regalate il mio fidanzato, e questa qui l'ho comprata io. Ho usufruito di uno sconto del 10% perché nel mio quartiere c'è un piccolo store Makeup Forever e c'era lo sconto del 10% su questi prodotti. Mi ha incuriosito molto come prodotto, l'ho voluto provare, l'ho preso sia a me che a Mara, e a Mara ho preso un bellissimo colore arancione, tipo come lo blush, questo arancione fortissimo, che poi purtroppo non ho ritrovato quando il mio ragazzo mi ha preso queste due, perché sennò me l'avrei preso. È molto molto bello, è tipo questo arancione qui, bellissimo. Io ho queste tre tonalità che però purtroppo non ho capito perché ci mancano i cosettini sotto, non lo so. Comunque sono questo borgogna scurissimo, vi faccio gli swatch, che per toglierli poi ci vorrà una vita, però comunque ve li voglio swatchare perché sono davvero fantastiche, vi durano una vita, davvero. E i colori sono molto buoni, devo dire la verità. Infatti, piano piano, se le tieni sempre in offerta, voglio andarmene a prendere delle altre. Che quelle in totale sono, se non sbaglio, 10 colorazioni. Non mi ricordo, me l'ha detto pure, ma non mi ricordo. E questo Malva, stupendo. Queste sono le colorazioni. Abbiamo il borgogna, che è questo qui. Poi abbiamo questo colore qui, che è un nude che vira al marroncino. E poi abbiamo quest'altro colore qui, che è tipo un malva. Tra l'altro mi ricorda moltissimo il nuovo rossetto di MAC della collezione Riri,
quello lì, oh, tipo marroncino, malva, ci assomiglia tantissimo perché l'ho visto, oh, sbocciato su un blog di una ragazza americana e ci assomiglia tantissimo. Con una passata di questo qui praticamente ottenete il colore del rossetto della Riri, della MAC. Solo che questo qui, solo che questa qui è una tinta. Infatti, è un prodotto che da una parte ha la tinta e dall'altra parte. Allora, ragazze, scusate l'interruzione, ma la batteria del portatile è finita, quindi mi si è spento il tutto. Vi stavo dicendo che comunque da una parte questo prodotto ha la tinta, dall'altra c'ha il gloss che permette di fissare il colore e non far seccare le labbra, perché un pochettino queste qui, come tutte le tinte, seccano un po' le labbra. Quindi vi portate insomma il prodotto dietro, ci passate sopra il gloss, o un burro cacao, insomma, ovviate al problema della secchezza delle labbra. E niente, ragazzi, vi mando un forte bacio, saluto Ceciola e la ringrazio per l'idea di questo video tag. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, ragazze!